Un altro grande che visse al Chelsea Hotel per 6 anni, nella stanza 614, fu Arthur Miller, che al Chelsea cercò anche di liberarsi dall'ossessione per Marilyn Monroe, che aveva sposato, e loro erano un grande amore. E poi, come diceva Julia Greco, tutti i grandi amori sono destinati a finire male, quindi ognuno di voi è autorizzato a toccarsi. E quella storia d'amore finì particolarmente male, perché come sapete nel 1962 lei si tolse la vita. E allora lui provò a scrivere dopo la caduta, che terminò proprio al Chelsea nel 1964, e poi a lavorare alla versione cinematografica di Vista dal Ponte per la regia di Sidney Lumet. Dicevo, provò in qualche modo a dimenticarla. E lui, Arthur Miller, lo descriveva così il Chelsea: non appartiene all'America, non ci sono aspirapolvere, né regole né vergogna, è un luogo surreale. Con cautela ho sollevato i piedi per muovermi tra gli ubriaconi insanguinati svenuti sul marciapiede. Ed ero felice. Ero testimone di come un nuovo tempo, gli anni 60, stesse barcollando dentro il Chelsea con gli occhi iniettati di sangue.